matita messa. A questo punto, rosetto. Io metterò il... Allora, DB by Limoni RS 44 50 10, che è questo qui. Che è un rosso un po' glitterato, tipo rubino. E anzi, parentesi, per tutti coloro che avessero provato i rossetti di Biba e Limoni, fatemi sapere se anche a voi succede la stessa cosa. A me si spezzano praticamente tutti qua. Ora, non so se è dovuto al caldo, se magari che sono un po' troppo materiale nel metterli, o se sono troppo morbidi. Quindi fatemi sapere, mi raccomando. Diamo appunto il rubino di Biba e Limoni, vedete? Che si cappotta subito appena io lo provo ad usare. E oltretutto l'ho messo tipo 3 volte, quindi non è che dici l'ho consumato, l'ho massacrato. Bellissimo colore, però se tutte le volte devo rompere un rossetto. Ok, perfetto. Direi che per questo trucco comunque è l'ideale. A questo punto direi che il tutorial è finito, vi ringrazio. Mi scuso se sono un po' nevrotica oggi, ma mi si è spenta 3 volte la fotocamera per motivi a me ignoti, quindi avrò un poltergeist probabilmente in casa che continua a spegnermi la fotocamera. Vi ringrazio tanto come al solito per tutte le visualizzazioni e vi chiedo scusa per coloro che mi hanno chiesto un tutorial. Per il ritardo, perché sono veramente in ritardissimo con le richieste, ma ho veramente poco 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 tempo da dedicarci. Quindi promesso che comunque tra la mia mezza giornata di festa da lavoro e l'oretta che riesco a dedicarci la domenica, cercherò al più presto di risolvere, o meglio, esaudire tutti i tutorial che mi avete chiesto. Vi mando un bacio grande e ancora tante tante grazie. Luca anni 50. Ciao ciao ciao. Ah, parentesi. Spero di riuscire a fare un look anche per Halloween. La mia idea, o perlomeno io ad Halloween parteciperò a una festa in maschera, mi vestirò da vampira, quindi il look comunque sarà probabilmente quello. Se riesco a fare qualcosa di carino e se riesco a trovare il tempo, vi metterò il tutorial. Un bacio, anzi, se avete qualche richiesta, magari proprio per Halloween. Fatele, io sono qua e appena riesco cerco di esaudirle. Un bacio grande, ciao a tutte!